Ciao ragazzi, sono Luigi75 e oggi siamo qui a fare un tutorial di come trasformare un tablet in una tavolozza grafica. Ecco cosa bisogna fare. Bisogna aprire Google, andare su Virtual Tablet, scrivere Virtual Tablet e cliccare su Sunnyside Soft Virtual Tablet. Eccoci sul sito ufficiale e andremo a scaricare Download Virtual Tablet. No, va bene. Dice che bisogna scaricare questo, bisogna avere il FRAM Nector 4.0. Qui c'è scritto tutto. Chi non ce l'avesse, Framework 4.0, può andare sul sito della Microsoft e scaricarlo. Chi ce l'ha, bisogna scaricare download link, è 5,6 MB, poca roba, è in formato zip. Vediamo, lo faccio con voi, apriamo e eseguiamo. Ecco, viene questa interfaccia, installiamo, sì. E installiamo il tutto. Next, install. Installiamo. Ecco fatto. L'installazione è riuscita bene. Ora ci troviamo, ci andiamo sul tablet. Eccoci qui, siamo sul tablet. Ora bisogna andare sul Play Store e trovare Virtual Tablet. Virtual Tablet. C'è la versione a pagamento e la versione light. Scarico la versione light. Ci sarà un po' di pubblicità, però niente di che. E installiamolo. Installiamo, ecco, e lo apriamo. E lo apriamo. Ora ci chiederà il collegamento, come lo vogliamo fare. Ora vi farò vedere insieme sia il computer e il tablet cosa bisogna fare. Allora. Ecco, allora, per poter il computer, una volta installato il programma va riavviato, se no non vi parte. Una volta che avete riavviato il programma, partirà in automatico. Vedete, Virtual Tablet serve, e lo apriamo e vi verrà questa pagina. Qui ci sarà il vostro indirizzo IP, se possibile potete usare sia la connessione Bluetooth che USB. Noi andremo a provare quella WiFi senza cavi che collegano niente. Quindi ora andiamo sul tablet, vi farò vedere la finestrina in basso di come si collega. Qui siamo a posto e uso la penna perché ho il pennino e la sensibilità. Qui poi potremmo variare alcuni parametri. Chiudiamo, anzi, lo lascio attivo. Andiamo sul tablet, vi faccio vedere in basso cosa fare. Eccoci qui, connettiamo il dispositivo. Allora, ora vi spiego. Intanto connetto. Ho comprato la versione full perché la versione free è piena di pubblicità e poi la laggava un po'. Invece la versione full l'ho voluta comprare, costa 4,99 euro. Voluta comprare e funziona alla grande. Sto collegando il dispositivo tramite WiFi. Le impostazioni del PC, aspettate, ora vi faccio vedere. E nel frattempo avvio anche Photoshop e praticamente vi faccio vedere dal monitor le impostazioni. Pen,
Siccome il mio è un Asus ZenPad 10 pollici e non è compatibile con la penna, quindi devo usare un pennetto capacitivo, quello che c'ha la punta con un po' di gomma, devo usare quello, e ho aumentato tutto, la sensibilità l'ho aumentata tutta. Una volta fatto questo, andiamo su refresh, che salva tutto. Una volta trovate le giuste sensibilità del pennino, se poi noi abbiamo il pennino, perché io ho anche un Galaxy Note 8 col pennino della Samsung, però è scarico di batteria, insomma, lo provo con quest'altro, ma va bene uguale, anche perché il display è più grande, invece l'8 pollici è un po' più piccolo. Comunque ho aumentato tutta la sensibilità, e ora questo è Photoshop. E ora io andrò a disegnare sul tablet. Andrò a disegnare sul tablet qualcosa. Mettiamo un po' più qua. Ok. Sicuramente col pennino viene migliore, però anche così vedrete il risultato. Vediamo come viene. Sta venendo troppo grosso. Sto andando veloce, fammi vedere cosa si può fare. Ok, ora qui si fa. Per vedere. Ecco qua, sto provando. Una volta che lo provo, vediamo un po' che si riesce a fare. Vediamo un po'. Si potrà divertirsi un attimino a fare dei disegni, ma vediamo, non sta venendo per niente male, insomma, potrebbe venire meglio, però, ok, e ora facciamo ok. Vedo che risponde abbastanza bene. Non sta venendo per niente male. Ok. Poi faremo tutte le sfumature. Ragazzi, guardate, un piccolo manga, insomma, com'è venuto. Non sono poi bravissimo, però insomma, sicuramente col pennino viene molto meglio, perché si può decidere
le sfumature, insomma, si può decidere tanto. Ora provo ad aumentare il tratto, facciamo a 3 e vediamo un po' cosa succede. Ok, faccio un po' di contorno. No, non mi è piaciuto, modifica, nulla matita. No, allora qui facciamo un canci, sì, canci, sì, canci, sì, canci, sì, canci, sì. Cosa viene molto meglio sicuramente. Ok, vediamo un po', facciamo qualche tratto. Facciamo dei tratti, poi si colora, faccio vedere un po', ok, facciamo qualche rifinitura qui, ok. Perfetto. Andiamo, sto provando per la prima volta questo programma, per ora mi sembra che vada tutto bene. Perfetto, va bene. E ora andiamo a colorare . Questo è una cosa che si può fare con questo programma. Ecco fatto, qui c'è i capelli. Ok. Poi, per dare qualche effetto, potremmo andare su filtro.
Che è successo? Ecco, potremmo dare un effetto del genere. Ecco, questo è un effetto che potremmo dare al nostro disegno e potremmo dare l'ok e vedere l'effetto bagliore. È un effetto bagliore, gli do l'effetto bagliore, eccolo qua, vedete, bello. Questo è un esempio veloce di quello che potremmo fare con la tavolozza tablet. Ok, ecco fatto, è un piccolo disegno, un manga di un mio personaggio, vabbè, niente di che. E diciamo, per essere più preciso, ci vorrebbe un tablet che può usare la penna, il pennino, e vedrete che la precisione del disegno sarà molto maggiore. Io ho usato un pennino capacitivo, quindi con la gommina in cima, e diciamo è abbastanza preciso, come vedete non mi sembra che sia venuto malissimo. Per divertirsi un attimino a disegnare e provare questo nuovo programma, vi ripeto, ora poi vi farò vedere. Io ho un Asus ZenPad 10 pollici, ora proverò al limite anche col Samsung Galaxy Note 8, che quello ha il pennino. Sicuramente sarà maggiore la precisione, però come potete vedere il disegno non è venuto poi così tanto male. Dai, potevo finirlo un po' meglio, però insomma, io spero vi sia piaciuto questo video. Se vi è piaciuto, un bel like, tanti bei commenti e divertitevi a disegnare, ragazzi. Ciao a tutti. Scusate, ma vi devo dare delle impostazioni che mi sono scordato di dirvi. Una volta che vi si presenta questa interfaccia, dovete andare sulle lineette in cima a sinistra e spuntare Keep Left Button Pressed, cioè vuol dire che il pulsante sinistro del mouse rimane sempre premuto. E poi qui ci sono Clear Canvas, vuol dire che cancella il vostro disegno, che se avete sbagliato, cancella tutto il disegno, non una parte, completamente tutto il disegno. Poi nei setting, come vedete, c'è, io non avendo la penna, qui c'è il finger touch. Invece chi avrà il pennino ci sarà spuntato la S Pen sopra, sarà più preciso, ci saranno le sfumature e altro. Ecco le impostazioni, mi ero dimenticato di farlo vedere prima, e grazie. Come vedete in fondo ci sono due cerchi, uno è L e uno è right, uno è left, uno è right, sono praticamente i click del pulsante. Quando metterete il pulsante sinistro attivo sempre, vedrete che diventerà grigio scuro, grigio chiaro, via, acceso, sempre acceso. Invece il destro lo basterà cliccarci e verrà
e verrà la funzione del pulsante destro del programma. Ok? Ve lo dovevo dire prima, scusate. Comunque, ciao a tutti ragazzi, ciao ciao.